Ogni tanto c'è qualcosa di decente italiano, anche se canti in inglese. Allora, probabilmente dal titolo adesso parto diverso, però vi racconterò qualcosa di personale, anche in questo video. Allora, oggi ho visto un altro video di uno youtuber che ho citato, si chiama Pierluigi da Dream Peruffo, è un signore che ha un canale dove fa sempre delle disamine sull'attualità. Oggi ho visto un video, mi ha incuriosito perché si è messo a parlare ancora di Joab, che è il grandissimo capo del World Economic Forum. E la lettera che Bergoglio, il nostro papino, il Papa, the Pope, ha mandato, tutto un leccaculismo incredibile, no? E poi ha parlato, beh, diciamo in questo video ha fatto vedere che ci sono certi personaggini, no, che vanno a questo World Economic Forum, no? Tra cui anche il grandissimo maestro di Sadhguru. Che dice questo guru indiano, dice che il problema dell'umanità è la sovrappopolazione. Cioè, fatevi due domande, eh? Ecco, lo dice il grandissimo guru. Il problema è la sovrappopolazione. E poi adesso mi aggancio a queste cose perché bisognerebbe adottare. Allora, qualcuno forse l'ho già detto in alcuni miei video, io sono un papà adottivo, nel senso che ho fatto un percorso di adozione che è culminato nel fine 2008, per cui sono un papà naturale e sono un papà adottivo. Mio figlio, quando io e la mia ex l'abbiamo adottato, aveva circa 20 mesi. E per cui insomma io sull'adozione posso anche raccontare qualcosa, no? Posso raccontare qualcosa perché ho un'esperienza diretta. Allora, dovete sapere una cosa, ci sono tanti personaggi che dicono, ma con tutti i bambini che ci sono abbandonati negli orfanotrofi, ma questo era quello che dice qualcuno in quel covo di malati di mente, no? Invece che fare i figli naturali, adottateli. Allora, adesso dirò qualcosa che credo che la maggior parte degli individui non sanno. Per adottare un bambino, nazionalmente o internazionalmente, deve esserci una cosa che si chiama adottabilità. Adottabilità, cosa vuol dire? Che quel bambino deve essere adottabile. E adesso vi spiego cosa significa. Significa che questo bambino non ha più fondamentalmente i genitori. Non li ha più. Nel senso che non c'è, o magari sono vivi, ma gli è stata completamente tolta la patria potestà. E di solito in qualsiasi paese al mondo, per togliere la patria potestà non è una cosa che fai leggermente, no? Perché un bambino può essere tolto dalla sua famiglia di origine, questo avviene anche in Italia, perché i genitori, che ne so, sono criminali, tossici, prostitute e chi più ne ha più ne metta. Quindi normalmente viene sempre tolta in maniera temporanea la patria potestà, viene sospesa e quindi l'infante, il bambino, il minore viene affidato a un istituto. La maggior parte dei bambini che sono negli orfanotrofi non sono adottabili, nel senso che hanno comunque ancora una situazione in cui la patria potestà non è stata completamente tolta ai genitori naturali. Tutti quelli che dicono, ma con tutti i bambini che ci sono negli orfanotrofi, diamoli anche ai gay, questi. Allora,
Ci sono più domande di adozione, questo forse la gente non lo sa. Questo era vero nel 2008-2009, ma gli anni prima, ma penso che non sia cambiata questa cosa. Ci sono più genitori che vogliono adottare di quanti bambini adottabili ci siano in tutto il mondo. In tutto il mondo. Poi potrei parlare del fatto che ci sono dei paesi dove le adozioni vengono indotte. Cosa significa? Ci sono dei paesi che sono talmente poveri che un genitore che magari non c'ha neanche i soldi, gli occhi per piangere, dice: vabbè, io ho un bambino, me lo vendono. Però nelle adozioni internazionali esistono comunque delle associazioni che gestiscono questo tipo di cose, che fanno in modo che che non si verifichino queste situazioni. Poi ci sono quelli più onesti e quelli meno onesti. E quindi alla fine, carta canta, tu paghi e fai quel cazzo che vuoi. Chiedetevi come mai tantissima gente con tanti soldi adotta in 3 picosecondi. Question of money, è question of money. Una questione di soldi, però non è etico. Questo non è etico, non va bene. Non vai a togliere un bambino dalla sua famiglia di origine per soldi. Allora le associazioni che sono preposte perché poi hanno dei corrispondenti nei vari paesi, si prendono cura che non si verifichino queste cose, che i bambini siano veramente adottabili, che non ci sia un mercato. Ormai è tutto un mercato, anche questo. E questo è quello che io e mia moglie abbiamo fatto. Ci siamo affidati a un ente che almeno in quel periodo, poi quello che è successo dopo non lo so. Aveva questo tipo di linee guida. Ok? Poi, essere genitori è un donare. Un donare. Così come io dono una vita concependo un figlio, fai un atto di dono anche adottando. Ok? Magari vi ho detto qualcosa che non sapevate, magari non me ne frega niente, però in questo caso faccio un pochino di informazione, visto che è qualcosa che, lo ripeterò sempre, la gente deve parlare quello di cui sa, conosce, ha esperienza, non sparare minchiate. Ho litigato con delle amiche dell'altra sponda che facevano dei post, dicevano: ma con tutti i bambini diamogli anche i gay, no? Ma che cazzo dici? Ma non sai niente? Non sai un cazzo? Stai zitta, no? Perché poi non è che gli ho detto così inizialmente, no? Gli ho detto: guarda che però forse non conosci. No, 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 no. Se non sai un cazzo non parlare, porco zio. Può essere che stasera vi faccio altri video. Devo liberare un po' la memoria perché vedo che mi sta già dando dei limiti di tempo. Una buona serata, ragazzi. Video diversi, sapete che questo non è un canale tematico, io parlo di quello che mi viene in mente.